Al telefono Paolo Marani, il titolare di uno dei bar più celeberrimi di Adria, Terrazzi in Piazza, amico, soprattutto grande conoscitore anche del settore alberghiero, e a lui la domanda di rito. Ciao Paolo, come va? Ciao Maggi, un saluto a tutti gli amici. Sono a casa, stiamo sistemando un po' di carte qua di burocrazia, siamo fiduciosi che questa situazione torni alla normalità il più presto possibile. È una cosa incredibile, una cosa che non avrei mai immaginato potesse accadere. E anche con i colleghi di Milano, i colleghi Barma, ci stiamo in contatto quasi giornalmente, anche loro sono molto preoccupati, però fiduciosi. Vediamo cosa succede, insomma, siamo in attesa. Ecco, mettendo sul piatto, più pessimismo o più ottimismo? Siamo ottimisti perché, insomma, bisogna essere ottimisti. Ci sono sempre state nella storia questi eventi che sono successi anche in passato, e dopo una grande pandemia come questa si spera di ripartire tutti insieme, di partire bene. Ci vorrebbe sicuramente l'aiuto da parte delle nostre istituzioni, la regione e lo Stato, che ci desse una mano per superare questo momento di difficoltà, insomma, perlomeno parlo a livello locale, che l'amministrazione comunale sospendesse almeno per un anno tutte le tasse comunali, e a livello nazionale fermare un po' i pagamenti di tutti i pagamenti vari. Poi dal prossimo anno se ne riparla, almeno per quest'anno, insomma, per dare una mano, perché sicuramente tantissime aziende, compresa la mia, siamo in difficoltà perché abbiamo delle spese enormi, stando fermi. Ecco, c'è qualche proposta per quanto riguarda gli affitti, visto che molti dei tuoi colleghi sono in affitto negli stabili dove operano? Ho parlato con la mia commercialista e metto che è una transazione tra persone, e quindi in teoria bisogna pagarlo. Io ho parlato con la proprietaria dei miei muri, che è sempre molto disponibile, 23 anni che siamo lì. Ma detto: Paolo, purtroppo è la mia rendita che ho, togliertela non posso togliertela, ma detto, al limite me ne pagherai un po' alla volta più avanti quando riparti, però i soldi li vuole, insomma. Sì, quindi non c'è l'intervento dello Stato, della Regione, della qualsiasi. Paolo, intanto ti ringrazio della telefonata, della tua disponibilità. Naturalmente auguri a te e a tutti gli amici del settore ristorazione, alberghiero, pub, eccetera. E naturalmente saluta la tua famiglia, la tua figlia, la moglie e il nipotino. Grazie alla telefonata, ti aspetto al più presto a bere un aperitivo, magari a fare una chiacchierata, che è la tua trasmissione bellissima, con la tua rubrica, con l'aperitivo, mi farebbe molto piacere, insomma. Perfetto, ci eravamo prefissati io e Lorenzo Marangon di venire, poi dopo o tu eri chiuso o noi non potevamo venire, però giuro che quando riprendiamo veniamo da te, volentieri. Grazie. Ciao Paolo, è stato veramente un piacere, ciao. Grazie, ciao.